Assolutamente, sapevamo che era una partita durissima, lo è stata. Abbiamo sbloccato la partita e oggi per la prima volta, cioè non per la prima volta, ma devo dare merito a una difesa a dir poco perfetta, e perché oggi tutta la squadra ha dimostrato di essere grande, possiamo dirlo senza problemi. Abbiamo lottato, abbiamo dimostrato quanto questa squadra è pronta e vorrei citare nuovamente la difesa, perché oggi veramente hanno fatto una prestazione importante. Lì davanti invece i difensori del Fanfulla vi hanno chiuso bene gli spazi oggi. Sì, l'avevo detto dopo la doppietta a San Mauro, lo ripeto oggi dopo l'1-0 di Fanfulla. Se dovessimo vincere tutte le partite 1-0 e non segniamo là davanti, vabbè, Cristian ha fatto gol, quindi diamo merito a Cristian, e non segniamo fino a fine anno, io ti metto la firma oggi, basta vincere il campionato e dobbiamo remare tutti nella stessa parte. Possiamo anche vincere tutte le partite al 90esimo con gol di un difensore, che a me non interessa. Abbandonate il terreno di gioco fra gli insulti del pubblico, ma questo vi fa bene, vero? Sì, sì, assolutamente, a noi fa bene. La cosa positiva è che c'è sempre una gara di ritorno e niente, siamo contenti, festeggiamo, godiamoci la vittoria. Sappiamo che domenica abbiamo un'altra trasferta insidiosa e che dobbiamo preparare al meglio. Si dice che gli attaccanti sono i primi difensori, c'è soddisfazione in voi per aver mantenuto per la prima volta nella stagione la difesa inviolata? Sì, siamo contentissimi perché secondo me i ragazzi dietro meritavano questa soddisfazione e l'abbiamo aiutati tutti, come ogni domenica là davanti abbiamo rincorso, abbiamo difeso e ti dico, oggi sono proprio contento di venire a parlare con voi e dirvi che la difesa è stata super, perché se lo meritavano davvero. La partita più difficile fra le 8 finora disputate? No, sono tutte difficili. Diamo merito al Mantova quando vince 5-0 e diamo merito al Mantova quando vince 1-0. Quindi sono tutte difficili, lo sappiamo, e cerchiamo di vincerle tutte.